Buonasera a tutti, benvenuti al nostro incontro mensile che abbiamo su queste letture dei nuovi classici nel terzo millennio. Approfittiamo questa volta di questi nostri relatori che sono così importanti, così dentro il tema, per presentare appunto Ibn Arabi, il Kitab al-Fana fi al-Mushahada. È un tema interessante di mistica islamica e soprattutto importante per quanto riguarda anche le ricadute che un tema di questo genere può avere nel mondo della mistica ebraica e cristiana. L'iniziativa appunto della lettura dei nuovi classici vuole, attraverso il trattare queste tematiche, queste letture, seguendo un po' lo spirito di fede, logos ed ethos, vuole riflettere a partire da questi tre aspetti sull'importanza che i classici hanno oggi in quanto parlano ancora al mondo di oggi. E quindi vuole essere un'iniziativa di apertura verso il mondo moderno, andare a cogliere delle perle nel passato per poter vedere l'estrema modernità di quel pensiero che non è chiuso dentro, incapsulato dentro un'epoca storica, ma è capace di poter comunicare attraverso la giusta ermeneutica del dialogo tra le fedi e le religioni, e direi anche le culture, cogliere la valenza per l'oggi. Ecco, allora in questo senso vorrei presentare un po' i relatori. Comincio appunto da lo Sheikh Abdel Wahid Pallavicini, che è ispiratore, fondatore e guida spirituale proprio della comunità della Quraysh, comunità islamica musulmana italiana, no? Potremmo dire. E in questo senso la loro presenza ha appunto questa valenza nel nostro contesto milanese e anche direi internazionale, questa valenza, cioè quella di coinvolgere su questi temi, appunto fede, logos ed ethos, coinvolgere il mondo musulmano dal punto di vista soprattutto di coloro che come italiani hanno incontrato l'Islam, no? E quindi lo hanno abbracciato nella sua profondità non solo spirituale ma anche culturale. Poi passo ad Abdel Sabur Turrini, che è appunto il responsabile della Quraysh qua a Milano e che segue in maniera molto approfondita, soprattutto per la sua conoscenza filosofica, questo dialogo islamo-cristiano presente sul nostro territorio. A seguire poi come moderatore abbiamo Giulio Giorello e poi abbiamo anche il nostro David Assael, che già conoscete perché è presente qua da ormai un po' di volte e ha partecipato presentando anche dei testi ebraici interessanti. Ecco, allora io passo subito la parola a Gioiello proprio per aiutarci a entrare dentro il tema di questa serata. Bene, care amiche e cari amici, è un grande onore per me essere qui all'Ambrosiana a sentire, imparare da Wahid Pallavicini parecchi elementi di grande interesse in una figura come Ibn Arabi da Murcia, che è stato uno dei grandissimi filosofi. Filosofi non solo, forse il termine filosofo è addirittura inadeguato, del cosiddetto medioevo islamico, che per lui non era un medioevo e forse non è nemmeno per noi.
perché vorrei ricordare brevemente due aspetti che secondo me sono tutt'altro che banali. Questa grande figura, Mujahedin ibn al-Arabi, nato nel 1116 a Murcia e morto a Damasco nel 1240, è intanto geograficamente una figura del nostro Occidente, fa parte dell'Occidente nel senso pieno del termine, perché non bisogna dimenticare che l'Islam non è una religione solo orientale, è una componente strutturale della stessa espressione geografica e culturale che chiamiamo Europa, tant'è vero che Ibn al-Arabi, pur viaggiando poi a Oriente e terminando la sua proficua esistenza a Damasco, è un frutto di quel miracolo di civiltà e di tolleranza che è stato l'Islam andaluso. Un esperimento culturale di grandissima ricchezza e di grandissima ricchezza nella diversità. Non è un caso che al-Arabi sia stato vicino ad Averroè, che Averroè l'abbia considerato forse il più splendente dei pensatori dell'Islam, anche se poi le loro strade sono andate per sentieri completamente diversi. Non solo, ma proprio nella grande tradizione dell'Andalusia si incontravano le tre grandi religioni dell'Occidente, le cito in ordine di comparsa storica, la prima l'ebraismo, la seconda il cristianesimo, la terza e ultima rivelazione, stando alle parole del profeta Muhammad, appunto l'Islam. Si tratta di un esperimento culturale e politico di un'importanza enorme, non soltanto per le radici concettuali della nostra Europa in particolare e forse dell'intero mondo occidentale, ma è anche un esperimento che è gravido di semi per il futuro. Credo che Vahid Pallavicini vi spiegherà bene perché. Io vorrei in questo inizio di chiacchierata semplicemente ricordare un episodio personale. Avendo più volte viaggiato nella l'Andalus, come si diceva ai tempi, oggi sotto sovranità di Madrid, ho avuto modo di firmare anche una petizione perché la meschita di Cordoba fosse riaperta al culto musulmano, proprio perché trovavo perfettamente ragionevole che si potessero praticare i culti delle tre grandi religioni dell'Occidente. Nessuno si oppone oggi al fatto che dentro la meschita di Cordoba ci sia come incistata una abbastanza prepotente come stile architettonico con struttura cristiana, però struttura cristiana lì, meschita per l'Islam e non molto distante la sinagoga dove tra l'altro ha insegnato il grandissimo Mosè Maimonide. Quindi mi sembrava un grande omaggio alle tre religioni del monoteismo dell'Occidente, ma nello stesso tempo anche appunto un riconoscimento che la forza della cultura europea sta nella diversità delle tradizioni. Come recita il Corano, se Dio avesse voluto che tutti quanti ti praticaste un'unica religione, così avrebbe disposto, ma le cose sono andate diversamente e si vedrà. Ecco, e si vedrà. In attesa di quanto poi si vedrà, sarebbe bene appunto che le ricchezze, i segni, le potenzialità di grandi pensatori come Ibn al-Arabi possono essere riconosciute da tutti. Siamo tra l'altro relativamente fortunati perché c'è stata una buona serie di traduzioni delle opere di Ibn al-Arabi in spagnolo, poi adattate in contesto francese e italiano. Questo permette di leggere, nonostante le difficoltà linguistiche di questo autore così profondo,
mondo, la fonte diretta del discorso di oggi. E allora, per non sottrarre tempo a questo, poi riservandomi di intervenire in una seconda posizione, do subito la parola all'amico Davide Assahel, che tra l'altro, se non sbaglio, è stato allievo della nostra università, e in particolare il carissimo amico Carlo Sini. Ecco, gli do volentieri la parola. Credo che Davide farà una sua presentazione e leggerà alcuni dei passi che Vahid Pallavicini ha scelto di proporre alla vostra attenzione. Davide, grazie. Grazie a lei e a tutti. Sì, esattamente, il mio compito è questo. Già come le altre volte facciamo una breve introduzione al testo, come usanza qui in Ambrosiana, per facilitare poi naturalmente l'ascolto vero, che sarà quello rivolto alle parole dello Shaikh. Oggi in particolare abbiamo un testo di particolare ricchezza, appunto, e importanza anche per le parole che già ha detto il professor Giorello e che legano la riflessione di Ibn Arabi al contesto anche filosofico occidentale. Allora entriamo proprio nel mezzo delle cose e diciamo subito che il libro di oggi, appunto, è, come sapete, il libro dell'estinzione nella contemplazione. Si tratta di uno dei trattati brevi di Ibn Arabi e, come spesso accade per i trattati brevi, si colloca a margine di un'opera maggiore. In questo caso l'opera maggiore è Le rivelazioni meccane. Voi perdonerete che la mia traduzione immediata in italiano, perché ho due genitori che provengono da paesi arabi. Mia mamma parla l'arabo, però vi risparmio la mia pronuncia araba. Per cui, a margine di quest'opera maggiore, Le rivelazioni meccane, si colloca il testo di Ibn Arabi che oggi affrontiamo. È un testo scritto da Ibn Arabi durante il suo soggiorno in Medio Oriente, che si colloca fra il 1201 e fino alla data della sua morte, nel 1240. Allora, prima di ricostruire, diciamo, i temi dell'opera, diciamo due parole sull'autore. Allora, Ibn Arabi è tra i massimi rappresentanti della mistica sufi, come è stato ricordato. Nasce a Murcia il 7 agosto del 1165, molto precoce degli studi. Si dice che ancora quando era adolescente incontrò il grande Avicenna a Cordova, manifestandogli i limiti di un'impostazione razionalistico-aristotelica. Voi sapete che Avicenna è uno dei grandi esponenti dell'aristotelismo islamico, come si dice, che molto ha influenzato anche l'opera di San Tommaso e tutta la tradizione aristotelica medievale occidentale. Durante il periodo trascorso fra Andalusia e Maghreb, il periodo che arriva fino al 1198, pare che Ibn Arabi abbia incontrato sia sufi, quindi appartenenti a questa corrente mistica, sia filosofi razionalisti. E questo anche il periodo delle grandi visioni mistiche di Ibn Arabi, tra cui appunto quella del 1198, che gli ordinava di partire verso Oriente, dove si stabilì, come abbiamo detto, fino alla fine dei suoi giorni. Qui scrisse appunto le già citate Rivelazioni meccane, una delle sue opere maggiori, forse la maggiore, e che è considerato un mai eguagliato ancora oggi compendio dei principi del sufismo, oltre ad essere un diario trentennale delle sue esperienze spirituali. È di questo periodo orientale anche l'incontro con Jalal al-Din Rumi, che diverrà, lo sapete, la Corais fa molto in proposito, che diverrà il più importante poeta mistico di tutto il Medioevo persiano. Molte sono le opere di rilievo di Ibn Arabi, ne cito almeno altre due rispetto a quelle che abbiamo già citate: Lo spirito di santità, La perla gloriosa. Sono opere che troviamo anche tradotte in lingue occidentali. Muore a Damasco nel 1240. Come possiamo schematizzare in maniera molto brutale questo breve trattato, ma molto denso di significati mistici e filosofici? Allora, diciamo anzitutto che il trattato riflette l'approccio più generale dell'opera di Ibn Arabi, che possiamo identificare come una sintesi fra i concetti della mistica sufi e il razionalismo aristotelico.
Per fare un esempio di quali concetti stiamo parlando, che Ibn Arabi sfrutta per creare questa sintesi fra indirizzi di pensiero che apparentemente sembrerebbero contrastanti l'uno con l'altro, diciamo per esempio il concetto aristotelico di essere contingente e essere necessario, quando Ibn Arabi sostiene che l'occhio umano deve spogliarsi gradualmente del contingente per giungere all'unità suprema, che si riflette nelle manifestazioni particolari, per cui non è pur avendo vita a sé stante, diciamo, noi rintracciamo questa unità suprema nelle nostre esperienze quotidiane, e allora è da compiere una sorta di ascesa verso questa unità suprema. Sono concetti aristotelici: essere necessario, essere contingente, potenza, atto, concetti tutti sfruttati da Ibn Arabi per individuare o sottolineare la via mistica. Va detto però che l'unità suprema, dal punto di vista di Ibn Arabi, può essere solamente colta, diciamo, attraverso un atto intuitivo, ed è proprio questo l'elemento di separazione rispetto ad ogni proposta razionalistica e ad ogni, diciamo, riduzione razionalistica che tenta invece di concettualizzare questa unità. E da qui proprio riscontriamo l'afflato mistico che aleggia in tutta l'opera di Ibn Arabi. Si potrebbe dire, in definitiva, per parafrasare un po' il titolo del nostro trattato, che l'individuo può contemplare l'unità solo estinguendo gradualmente la contingenza del proprio essere e, appunto, abbandonandosi a questo essere supremo necessario. Il libro dell'estinzione nella contemplazione, diciamo subito che ovviamente si scrive a pieno titolo nella tradizione biblica. Io credo che qui oggi noi potremmo ritrovare dei termini, proprio termini lessicali che abbiamo per esempio ritrovato nel Perek Shirah, questo testo della tradizione ebraica di cui la professoressa Bartolini ci ha parlato la volta scorsa. Anche qui si tratta di indagare un rapporto fra cielo e terra, cioè queste due dimensioni entro le quali agisce la vicenda umana. Credo anche che potremo ritrovare alcuni concetti che abbiamo visto nei fioretti, a proposito dei fioretti di San Francesco, perché appunto anche qui abbiamo un graduale lavoro di spogliazione della propria persona per consegnarsi alla trascendenza. Lo dico semplicemente proprio a mo' di conclusioni, sempre per sottolineare ciò che è caro anche qui nei dialoghi che facciamo. Ci sono fra queste tre grandi religioni monoteiste costanti elementi di continuità. In estrema sintesi potremmo dire che tutti riflettono sullo stesso problema, cioè il grande rapporto fra il creatore e le creature, ed è qui anche la vicinanza con la tradizione filosofica, perché attraverso categorie razionalistiche anche la tradizione filosofica studia questo rapporto fra unità e molteplicità. Allora mi fermo qui per quanto riguarda la presentazione, e prima però di cedere la parola allo Shaikh mi è stato chiesto di leggere i testi che voi avete nella vostra brochure, e che sono i testi dell'opera che sono stati selezionati dallo Shaikh Pallavicini per il suo commento. Naturalmente io non sono un lettore, ci vorrebbe un lettore vero, un attore di teatro per leggere un testo così denso. Leggiamo insieme sostanzialmente, giusto? Perché di solito si ha scarsa confidenza con i testi della tradizione islamica, ancor di più di quanto avvenga con quelli della tradizione ebraica e ancor di più rispetto alla tradizione cristiana. Per cui leggiamo insieme e poi sentiamo il commento dello Sheikh, perché siamo qui naturalmente per questo. No, grazie. Allora, nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso, lode a Dio che pronuncia globalmente un decreto immutabile e che assegna partitamente un destino a ogni cosa, che decide e mette in atto le proprie decisioni, che riceve e accorda soddisfazione, che è troppo santo nella sua magnificenza e nella sua maestà per essere controparte di ciò che egli stesso trascende, come troppo trascendente per essere sostanza o accidente. Appunto, vedete i termini aristotelici. Egli ha purificato i cuori dei prediletti fra i suoi servi e non ha instillato in essi il veleno del dubbio e dell'illusione, né ha reso costoro bersagli per le frecce della contraddizione e dell'ostilità, ma ha fatto brillare per loro, mediante l'essenza illuminativa, la spada sguainata della retta via, affinché potessero penetrare in ogni territorio. E che la preghiera dispensatrice di grazia sia su Muhammad,
al quale fu detto: «L'altra vita ti sarà più bella della prima, e te la darà Dio, e ne sarai pago», affinché fosse distinto da Mosè, che disse: «Io sono corso a te, o Signore, affinché ti compiacessi di me». Che tale preghiera permanga stabilmente sulle labbra dell'eternità e non conosca dunque mai fine, e che del pari si estenda sui membri della sua famiglia, i puri, i compagni, i favoriti della soddisfazione divina, come sugli altri profeti, i suoi fratelli, i quali dalla loro stazione elevata e gradita l'hanno riconosciuto veridico. La realtà divina essenziale è troppo elevata per poter essere contemplata dall'occhio contemplante, fin quando in esso permanga una traccia della condizione creaturale, ma quando viene meno ciò che non è stato e per natura è caduco, e resta ciò che non ha mai cessato d'essere e che per natura è durevole, allora si leva il sole della prova decisiva per la visione autentica. Allora si produce la sublimazione assoluta, nell'assoluta bellezza, che è l'occhio della sintesi e della realizzazione per eccellenza, e la stazione della quiete e dell'autosufficienza immutabile. Tale occhio vede allora i numeri come un unico, il numero uno che compie un viaggio attraverso i gradi della molteplicità in cui rende manifeste le entità dei numeri. È sempre lui che sotto ogni punto di vista si vede, anche se non lo si conosce, è sempre lui la meta di ogni aspirazione, anche se non lo si raggiunge, è sempre lui che viene professato in tutte le lingue, anche se resta ineffabile. E che formidabile stupore si prova, che grande sospiro di sollievo si trae quando il velo è sollevato e lo sguardo si fa penetrante, quando il sole si unisce alla luna e quando l'influente appare congiunto al suo influsso per essere scorto dall'occhio dell'uomo. Allora si mostra ai contemplanti sotto diverse forme, allora avviene il gioco nei confronti di quelli che hanno giocato, allora chi ha fede vince e chi ne è privo perde. Quando fu chiesto ad Abu Yazid al-Bistami quale fosse il nome supremo di Dio, costui rispose: «È la sincerità. Sii sincero e chiamalo con il nome che vuoi, non importa quale». L'eloquenza divina ha introdotto nella lingua santa la nozione di purezza adorante. Colui che sa purificare la propria adorazione dal potere dell'idea di retribuzione, ponendosi lungo un giusto orientamento e una retta via,